Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati in questo nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Allora, prima di iniziare a parlare del titolo del video, e quindi spero che poi le persone vadano anche ad ascoltare quello che è il contenuto del video, voglio parlare un attimo di mercato, perché so che non sembra, ma siamo ancora in pieno mercato. Intanto abbiamo delle ufficialità, cioè quelle di Sulè e di Caio che sono arrivati al Frosinone. Abbiamo Yıldız che è prossimo al rinnovo fino al 2027, quindi è sicuramente un'ottima notizia. Abbiamo Piazza vicino al trasferimento a titolo definitivo, lontano dalla Juve, sicuramente non una piazza all'altezza di quello che poteva essere, che ci immaginavamo potesse essere Piazza, durante il suo acquisto dalla Juventus. Il ragazzo è stato molto sfortunato. La Juventus ha dovuto anche rinnovare anno per anno il contratto per evitare minusvalenze varie, e alla fine il rapporto tra Piazza e la Juve giunge al termine. Quindi dovremmo essere a buon punto da questo punto di vista, scusate il gioco di parole. Rimanendo concentrati sul fatto che il 30 di agosto il mercato sta per finire e stiamo vedendo che in Serie A si stanno muovendo alcune cose per terminare. Mi viene da pensare anche fantacalcisticamente a Romelu Lukaku alla Roma e a Duvan Zapata al Torino, quindi dei movimenti di attaccanti che possono essere interessanti. E ovviamente dal punto di vista di Lukaku andiamo ad intrecciarci anche con la permanenza di Dusan Vlahovic, ma di questo avevo già parlato in un video che vi lascio qui sopra nelle schede. Ieri vi ho portato un video che si intitolava Allegri è un problema per la Juventus, e questo concetto ho cercato anche di allargarlo, cercando anche di fare alcuni spoiler per quella che sarà l'analisi della rosa della Juventus al termine del mercato, in un articolo che ho scritto e di cui vi lascio il link qui sotto in descrizione. L'articolo invece si chiama I problemi della Juventus. Perché se ieri vi dicevo che per quanto mi riguarda Allegri è uno dei problemi della Juventus, non vi ho mai detto che Allegri è l'unico problema della Juventus. All'interno di quel video non c'è mai stata questa presa di posizione, semplicemente perché non penso che Allegri sia l'unico problema della Juventus. Ripeto, alcuni spoiler sono nell'articolo, poi andremo a trattare gli argomenti al termine del mercato. E in seconda battuta c'è anche una cosa che non ho detto nel video di ieri e che secondo me andava anche spiegata all'interno di un nuovo contenuto, ed è proprio per questo che credo che questo titolo non vada assolutamente in contrapposizione con quello di ieri e che non ci sia né ipocrisia né cambio di idea totale nei confronti di quello che era il contenuto di ieri. Infatti io non esonererei Massimiliano Allegri, non andrei oggi ad effettuare un movimento sulla panchina della Juventus, e vi spiego anche il perché. Se ieri vi dicevo che sì, effettivamente parlare di problema allenatore alla seconda giornata potrebbe risultare particolare, ma non siamo alla seconda giornata del primo anno di Allegri e nemmeno alla seconda giornata del secondo anno di Allegri, bensì alla seconda giornata del terzo anno di Allegri. E quindi quelle problematiche sono state analizzate in passato, non sono novità. Abbiamo dei presupposti, abbiamo un pregresso, possiamo analizzare quella che sarà l'evoluzione della stagione della Juventus. Poi io sono dell'idea che Allegri possa cambiare, certo, può farlo, ma ne abbiamo la certezza di questa cosa. Io speravo di vedere sempre degli approcci differenti, anzi, differenti rispetto agli anni passati, ma simili a quelli di Udinese e Juventus. Qualcuno dice che in Juve Bologna l'approccio alla partita è stata la stessa, sì, c'è stata la volontà nei primissimi minuti, per 5 minuti, di andare a pressare in avanti, ma è stato fatto in maniera molto confusionaria. Per quello che dico che, secondo me, banalmente la preparazione della partita è stata errata. Qualcuno mi dice che il secondo tempo di Juventus Bologna la Juve ha messo sotto il Bologna, ma io non sono d'accordo, è stata soltanto una reazione nervosa, non c'è stato nulla dal punto di vista tattico di preparato o di efficace. Anzi, dopo che sono stati effettuati i cambi, secondo me c'è stata ancora più confusione e la Juve ha semplicemente alzato il baricentro e per quello ha dato la sensazione di essere una squadra più pericolosa rispetto al primo tempo, anche perché comunque il Bologna, che aveva fatto una prima frazione di altissimo livello dal punto di vista fisico, è venuto meno, è un pochino è calato. Questa cosa va sottolineata, va evidenziata. Non dobbiamo più ragionare sul punto di vista dell'avversario. Allegri ha sempre preparato le partite anche nel primo ciclo, cercando di ostacolare quelle che erano le caratteristiche degli avversari. Invece abbiamo visto che con questi giocatori determinanti, quelli più titolari, quelli più efficaci, è difficile fare la partita sull'avversario. Questi giocatori hanno necessità prima di tutto di esprimere le loro potenzialità, e sono tutti giocatori che comunque amano più attaccare che difendere. Quindi bisogna proprio fare un passo in avanti dal punto di vista della mentalità. Però perché vi dico che
non avrebbe senso oggi esonerare Massimiliano Allegri. Io nel video di ieri non ho fatto nessuna richiesta alla società di cambiare allenatore, non l'ho fatto in nessun momento, perché banalmente, se vado a pensare che siamo alla seconda giornata di campionato, ignorando che sia il primo, il secondo o il terzo anno, non avrebbe senso da parte della Juve andare a cambiare l'allenatore. Ma non avrebbe senso, a maggior ragione, dopo averlo confermato, quando? Al termine della passata stagione, che tra mille peripezie ci ha portati ad avere una certa considerazione di quella che è stata la stagione, quindi punto di vista sportivo, da un certo punto in avanti, che era da annullare, ma che fino a quel punto, dal punto di vista sportivo, era stato inaccettabile. Quindi, banalmente, ve la riassumo all'osso: se c'era da esonerare Allegri per ragioni legate all'andamento sportivo, andava esonerato a settembre dell'anno scorso, tra settembre e ottobre, in quel filotto tra Salernitana, Monza, Maccabi, Benfica, andava esonerato lì. Era lì che c'è stato veramente il fallimento della stagione dal punto di vista sportivo per quanto riguarda Serie A e per quanto riguarda Champions League, perché c'è stata l'eliminazione dalla Champions e c'è stata la conferma che ancora una volta la Juventus si sarebbe allontanata dai vertici del campionato italiano. Quindi, se dobbiamo ragionare dal punto di vista sportivo, per me il timing perfetto, il timestamp perfetto per l'esonero di Allegri era quello lì. Se poi vogliamo andare avanti e vogliamo analizzare poi quello che è stata la Serie A successiva, ma in mezzo a una polemica infinita per ragioni extracampo che si sono mischiate con campo e tribunale, diciamo così, la Serie A, la Juventus comunque la conclude tra il terzo e il quarto posto, nonostante tutte queste robe qui e nonostante non si sia mai visto comunque una squadra convincente da quel punto di vista. Quello che invece secondo me fa davvero la differenza è l'Europa League, perché la retrocessione dalla Champions ci porta purtroppo all'interno di un'Europa League che molti hanno pure snobbato e alla quale io in realtà tenevo tantissimo. Io non ho mai visto la Juventus vincere un trofeo europeo, non ho mai visto la Juventus festeggiare fuori dai confini italiani. Sono nato nel 1992, l'ultima Champions League è stata vinta nel 1996, ero prossimo a compiere 4 anni, ne avevo 3 rotti, ero pure a Roma perché mio papà è andato a vedersi la finale e ha portato tutta la famiglia a Roma, ma io non ho ricordi di quella roba lì. Mi sono sì visto 2 finali di Champions, però non è esattamente la stessa cosa, le 2 finali con Allegri, che sono quelle di cui ho più ricordo in assoluto, in seguito ad una maturazione proprio personale mia. E quindi sì, non ho mai visto la Juve vincere in Europa e mi dispiace. Io credo che tutto sommato anche lo scorso anno sia stato completamente insufficiente per Allegri, perché se vogliamo escludere la Serie A dal momento della penalizzazione, quindi da quel 5-1 che la Juventus va a prendersi a Napoli fino all'ultimo momento della Serie A, quindi togliamo quelle 15 partite di Serie A, tutte quelle che c'erano state in precedenza erano comunque insufficienti, perché sono 38 partite di Serie A e quando arriviamo a giocarci quel Juventus-Napoli, quel Napoli-Juventus lì e prendiamo quell'imbarcata lì, eravamo nel momento di continuità massima dal punto di vista dei risultati, ma dal punto di vista della convinzione c'era stato poco. E quindi la Juve sì, poi arriva a classificarsi tra il terzo e il quarto posto, ma senza entrare mai nella corsa per lo scudetto e senza mai essere veramente convincente all'interno del campionato italiano, con tante purtroppo brutte figure. Se ragioniamo l'Europa, c'è la sconfitta, il fallimento più grande in assoluto della Juventus dal punto di vista della Champions League, quindi uscire ai gironi con veramente una miseria e prendendo delle sconfitte che rimarranno storiche, andando in Europa League ed uscendo in una semifinale nella quale si poteva e si doveva fare di più. Non lo dico solo io, l'hanno detto anche i calciatori, l'ha detto lo stesso Danilo, l'ha detto lo stesso Szczęsny, l'ha detto lo stesso Bonucci, tutti i giocatori che comunque dentro lo spogliatoio hanno avuto un peso specifico importante. E capisco che possano esserci state parole tra Juventus e Bonucci e lo stesso Allegri Bonucci dicendo o la cessione o il ritiro ben prima di quella partita lì, ma nessuno mi toglierà mai dalla testa che quella dichiarazione di Bonucci, e cioè alla Juventus non esistono obiettivi minimi, sia costata poi la permanenza di Bonucci all'interno della Juventus, sia stato un po' l'ago della bilancia e anche la volontà maggiore da parte di Allegri di liberarsi definitivamente di Bonucci, perché magari ci poteva essere stata quell'idea, questa è un po' la mia ricostruzione, di dire a Bonucci o cessione o ritiro, ma quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché se il capitano della Juventus e se fai un'uscita e prendi una posizione del genere è giusto che la paghi. Questa è un po' la mia ricostruzione, ma di Bonucci ne avevamo già parlato. Quindi sì, per me dal punto di vista
squisitamente sportivo, non c'è nulla da salvare della passata stagione, così come non c'è nulla da salvare della stagione precedente. E visto che, secondo me, l'allenatore è sempre il responsabile della squadra dal punto di vista sportivo, io devo buttare il carico delle responsabilità su Massimiliano Allegri, ma non perché è Massimiliano Allegri, semplicemente perché è l'allenatore della Juventus. Non è un discorso umano, non è un discorso di nome, perché purtroppo, io lo so, c'è questa spaccatura nella tifoseria juventina, e quindi qualsiasi cosa va su Massimiliano Allegri, anche se sono cose che non gli appartengono. Io credo di aver dimostrato in lungo e largo che non ho questo odio viscerale nei confronti di Allegri che c'è purtroppo in tanti tifosi juventini. Faccio un esempio: la conferenza stampa pre-Juventus Bologna, il titolo è Allegri oggi mi è piaciuto molto, perché mi è piaciuto molto il modo di rispondere a determinate domande, di proteggere la squadra, di dire no, la squadra migliore, peggiore lo vedremo, siamo una squadra che può crescere, che può migliorare, siamo una squadra che sul lungo può diventare. Quelle mi piacciono delle dichiarazioni di Allegri. Faccio un altro esempio: l'anno scorso Juventus-Napoli per me è stata una delle partite preparate meglio in assoluto da Massimiliano Allegri, poi si è perso 1-0, gol di Raspadori dopo un gol annullato di Maria per fuorigioco millimetrico. Ma lì c'è stata la prestazione, il risultato non è stato all'altezza, ma la partita è stata preparata bene e ho riconosciuto i meriti ad Allegri. Poi se devo stare qua a riconoscere meriti ad Allegri, che per me non ci sono, e anzi per me in questo momento ci sono più dei meriti che altro, io alzo le mani, non posso farlo. Capisco che qualcuno lo voglia sentire, ma mi dispiace, non è questo mio interesse. Il mio interesse è semplicemente dire tutto quello che penso. E se vi ripeto, per me Allegri è un problema per la Juve, trovo assurdo che la Juventus, dopo averlo confermato nel momento peggiore, cioè l'anno scorso in quel trittico dopo Benfica, dopo Monza, e dopo averlo confermato comunque al termine di una stagione che ha visto anche un ulteriore fallimento dal punto di vista sportivo, quindi la vittoria, la qualificazione perlomeno alla finale europea, accessibilissima per la Juventus contro quel Siviglia lì, perché il Siviglia non è una squadra irresistibile e lo ha dimostrato anche contro la Roma, era andata sotto pure contro la Roma, ci sono sempre stati quegli errori di gestione della partita da parte della Juventus l'anno scorso, mi viene ancora la rabbia a pensare sinceramente al ritorno col Siviglia. Sono un insieme di valutazioni che ci puoi far poco e pendono dalla parte dell'esonero di Massimiliano Allegri. La Juventus ha confermato Massimiliano Allegri e allora deve attendere almeno una decina di partite se vorrà decidere di esonerarlo. Quindi io non sono qui a chiedere alla Juventus la testa di Allegri. Qualcuno nei commenti mi ha pure detto fai un nome come sostituto di Allegri, se no non vale nulla. Ma ribadisco, io non ho chiesto l'esonero di Allegri, ho soltanto messo in primo piano il concetto e la convinzione che per me Allegri oggi è un problema per la Juve. Se non cambia registro, se davvero non cambia la mentalità, non cambia l'approccio alla preparazione delle partite, rimarrà un problema, perché questa Juventus ha bisogno di una ventata di innovazione rispetto agli ultimi due anni. E se questa ventata di innovazione, che nasce dal lavoro quotidiano, ma nasce banalmente anche dalla comunicazione, questa Juventus farà fatica. Faccio un altro esempio: io quando sento Allegri parlare di obiettivi minimi viene l'orticaria, perché se l'allenatore della tua squadra, come presa di posizione in diretta nazionale, e sono frasi che vengono riportate, se la Juventus ti dice l'obiettivo minimo è arrivare al quarto posto, e quindi anche se arriviamo al quarto posto non succede niente, il minimo l'abbiamo raggiunto, ma non si può parlare di minimo la Juventus. Lo puoi avere come concetto all'interno delle stanze dei bottoni. Io dirigente ti dico, guarda Massimiliano, l'obiettivo minimo che devi raggiungere è questo qui. Ma da avere l'obiettivo minimo a sbandierare l'obiettivo minimo, dall'altra parte sembra poi un maievantismo, una presa di posizione del tipo oh, io vi ho detto che arrivo qui, poi non rompetemi se non arrivo là. Io non credo che la Juventus abbia la rosa migliore della Serie A oggi, non lo credo, e mancano 70 ore, 50, 60 ore alla fine del mercato, quindi dubito che la Juventus con un colpo di coda riuscirà a... Però sono tutte cose che appartengono alla stessa sfera. Se io vado a comunicare una certa cosa, la squadra la recepisce in un certo modo. Se io invece vado ai microfoni e dico, come ha detto giustamente, siccome è pre-Bologna, questa squadra ha un potenziale, questa squadra lavorando sul lungo può diventare forte, qual è l'obiettivo? Ma non ci interessa, noi andiamo in campo e andiamo a mettere tutto quello che abbiamo fatto durante la settimana, andiamo a raccogliere i frutti del nostro lavoro, dove arriviamo, poi lo vediamo. A livello comunicativo non c'è una differenza rispetto a l'obiettivo minimo è qualificarsi nei primi quattro, così l'anno prossimo possiamo giocare la Champions.
cioè proprio solo dal punto di vista comunicativo. Il messaggio che recepisce il giocatore, perché il giocatore ascolta e legge le parole del suo allenatore, o le parole che state recependo voi dall'altra parte dello schermo, non sono differenti, non ti danno una carica differente, perché se dobbiamo far passare il messaggio che la comunicazione non conta nulla, allora io qui alzo le mani, il mio lavoro si basa principalmente sull'esprimere concetti e sull'esprimere opinioni. Quindi per me, se la Juventus oggi decide, o alla prossima partita, che ne so, arriva una sconfitta alla prossima partita di campionato, mi pare, contro l'Empoli. Perdiamo. 5-0. E la Juventus esonera Allegri, io mi trovo combattuto, perché da una parte reputo Allegri un problema e quindi sarei contento di un cambio in panchina, proprio perché secondo me quel cambio in panchina andava fatto, e tuttora penso che Allegri non sia la persona giusta, e tuttora penso che Allegri alla fine non andrà a risolvere i problemi della Juve, perché non andrà ad abbracciare questo cambiamento completamente, rimarrà sempre un po' sulle sue. Ricordate il sogno di cui vi parlavo nella conferenza stampa pre Bologna? Si chiama sogno, non certezza, perché secondo me non accadrà quella roba lì. Però se la società decide di allontanare Allegri dopo 3 giornate di campionato, viene a dirvi: ma come? Ma state scherzando? Tutta questa certezza, tutta questa volontà di confermare il tecnico, fargli fare la preparazione, il mercato, eh? E poi dopo 3 giornate lo esoneri. Però dovevi esonerare 3 giornate fa, perché significa che comunque potevi permetterti l'esonero. È stato confermato per una volontà, perché c'era fiducia, e questa fiducia è scomparsa nel giro di 3 partite. Com'è possibile? 3x9, 27, 270 minuti per toglierti queste certezze? Sarebbe utopia. Devi dare almeno una decina di partite, che va a compromettere il campionato, e su questo sono d'accordo, perché se dopo 10 partite decidi di cambiare allenatore, significa che il campionato è compromesso e dovrai giocare di rimessa e di rincorsa, per forza di cose. Però questa è stata una scelta della Juventus. Confermare Allegri è stata una scelta. Quando decidi di confermare o esonerare, in ogni caso tu compi una scelta. E la Juventus ha scelto di confermare Allegri. Quindi non può cambiare idea dopo 3 partite. Non può farlo. Quindi, in caso di esonero, ribadisco, da un punto di vista sarei contento, perché secondo me andrebbe cambiato l'allenatore. Dall'altro punto di vista rimarrei perplesso, perché una società come la Juve può cambiare idea come tira l'aria. Deve avere un'idea, quindi io vi ho sempre detto, io ho perso fiducia in Allegri. Quindi per questo vi dico che cambiare allenatore. E questa cosa non è cambiata. Allegri deve lavorare per conquistarmi. E bisogna farne per conquistarmi, perché quella fiducia che si è persa in 2 anni non si riconquista in 90 minuti. Tante persone mi dicono, tu ti sei esaltato con Udinese, eri già tornato sul carro Allegri. Se voi avete pensato questo, ben venga, ma non è il mio pensiero, semplicemente. Poi se vedo che una persona lavora bene in una singola partita, glielo riconosco, non vedo il motivo per cui debba portare avanti la crociata e dire no, comunque anche se mi è piaciuto, no, Allegri no, non è stato bravo lo stesso. No, lì è stato bravo, ma bisogna dare continuità, perché se no è un sali scendi. E a maggior ragione troverei anche incoerente l'esonero da parte della Juventus, perché allora poi al posto di Allegri chi ci metti? Io la butto lì, c'è sempre il nome di Tudor libero, no? Però dall'altra parte vi dico, un allenatore come Tudor, che ha dei concetti completamente differenti rispetto a quelli di Allegri, è un allenatore che bada molto di più alla fase offensiva rispetto a quella difensiva. Lo stesso Tudor l'ha sempre detto, piuttosto che 1-0 preferisco vincere 5-4. Quindi stiamo proprio parlando degli opposti. Per cambiare proprio la filosofia dei calciatori non ci sarebbe bisogno di una preparazione? Non ci sarebbe bisogno di tempo per lavorare? È vero che la Juventus in questo momento ha una settimana di tempo tra una partita e l'altra, e quindi ci si può lavorare. Però non è la stessa cosa di prendere in mano una squadra da zero e nel ritiro estivo iniziare ad inculcare certi concetti. Poi magari questi concetti sono già stati inculcati da Allegri con l'aiuto della figura di Magnanelli, però io non sono convinto al 100% che questo accadrà. Cioè, io ho paura di vedere sprazzi saltuariamente, perché anche la partita di Udine, 45 minuti che mi sono piaciuti molto, ma chi era in live con me lo sa, tutto il secondo tempo sono stato lì a mordermi le mani, sono neanche riuscito a godermi i gol, a esultare veramente i gol, perché io ho paura che questa Juventus abbia dei colpi di fulmine uno dietro l'altro, che poi sia la montagna russa come quella che diceva Higuaín nella partita contro il Napoli. Quindi se da un punto di vista, e anzi
ci tengo a ribadirlo ancora una volta, perché ieri qualcuno mi ha detto: ma il titolo è troppo sensazionalista e acchiappa click. No, io penso che Allegri sia un problema per la Juventus, non acchiappo niente, è esattamente il concetto che esprimo nel video ed è anche la prima frase che dico nel video, confermandolo anche nel video successivo nell'articolo. Io credo che Allegri sia un problema per la Juventus. Dall'altra parte vi dico, se la Juventus dopo 2-3 giornate decide di esonerare l'allenatore, io stesso, che sarei per il cambio in panchina, mi metterei qui a dire: ma scusatemi, ma state scherzando o state dicendo davvero? Perché il tempo per le riflessioni e per il cambio d'allenatore c'è stato. Ricordate al termine della stagione quanti giorni siamo stati qua a interrogarci, e quando è che sapremo qualcosa, e quando avremo una conferma, e quando sono state le parole di Scanavino, io vi dissi: ragazzi, ha parlato Scanavino. Scanavino è oro, ufficialità, e tanti mi dicevano: ma sì, ma no, però secondo me, io dicevo: ragazzi, se parla Scanavino, parla per mezzo della Juventus, non avrebbe necessità di mettersi lì e dire una bugia per farci. Se poi si muove qualcosa lato Allegri non lo so, quindi la rabbia, perché era dopo venuta fuori la rabbia, ma lato Juventus la conferma dell'allenatore c'era stata. Ecco, allora in quel momento lì tu devi portare avanti la tua idea per almeno 10 partite, a costo di comprometterti la stagione, perché comunque la decisione l'hai già presa, dirigenza della Juventus, dirigenti della Juventus, stanza dei bottoni della Juventus. Questo è un pochettino la mia presa di posizione, la mia opinione, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Ribadisco, sarei comunque contento, perché per me Allegri ha già fatto fin troppe partite in più di quelle che doveva fare per meritocrazia sulla panchina della Juventus nella sua seconda esperienza. Però dall'altra parte mi interrogherei, perché se la dirigenza della Juventus riesce a cambiare idea dopo averlo confermato in 180-270 minuti, beh, sarebbe quantomeno particolare. Mi ritroverei a dire: ma in mano a chi siamo? Ah, chiudo però con una cosa che non ho detto, perché sicuramente sarà una constatazione che verrà fuori nei commenti, vi chiedo scusa, la dico alla fine perché mi era scappata. A differenza dell'anno scorso, cioè di quando si è deciso per la permanenza di Allegri, c'è Giuntoli. E quindi la figura di Giuntoli potrebbe essere quell'uomo che rompe l'equilibrio, tra virgolette. Cioè, quante volte abbiamo sentito nella trattativa che Giuntoli comunque avrebbe accettato Allegri, sì, non sarebbe stato un problema, ma avrebbe comunque pure cambiato profilo? Tantissime volte. Giuntoli arriva alla Juventus, da dirigente della Juventus, che Allegri è già stato confermato. Quindi in quel caso avremmo il vero e proprio potere del direttore sportivo che mette mano e spinge per l'esonero di Allegri. Quindi quindi la figura di Giuntoli e la volontà di Giuntoli di cambiare l'allenatore della Juventus in corsa, in caso di ovviamente catastrofi, perché se la Juventus vince la prossima, secondo me si ricompone già un pochettino. Però io ribadisco, quest'anno io più che i risultati, dato che non credo che la Juve abbia la rosa più forte in Serie A, bisogna lavorare sulle idee, bisogna lavorare sulla valorizzazione di questi ragazzi, perché è da lì che poi puoi ottenere quel qualcosa in più, perché dal mercato non sono arrivati aiuti, quindi devono arrivare dal campo e dalla valorizzazione e dal lavoro. La figura di Giuntoli può essere la carta jolly che fa saltare il banco. Un pochettino questa è la mia idea. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e noi ci vediamo nel pomeriggio per una live su Twitch nel quale mi piacerebbe fare un po' di botta e risposta con gli abbonati. Quindi se siete interessati ci vediamo in live. Ciao!